primo punto in campionato per la Samb, ma la panchina di Massimo Donati è a forte rischio. Entro le prossime 24 ore si conoscerà il destino del tecnico friulano, che comunque sembra essere segnato, anche perché la dirigenza dal match di Nereto si aspettava ben altro risultato. La Samb era riuscita a pareggiare grazie a una rete di De Sena su punizione al 90esimo, dopo il vantaggio neretese di Ristovkoj. Era importante tornare da Nereto con almeno un risultato positivo e Lulli e compagni ci sono riusciti al termine di una gara generosa ma certamente poco produttiva dal punto di vista tecnico-tattico. Il Nereto mastica amaro anche perché alla fine aveva pregustato il sapore del primo successo stagionale. Nella Samb si registra l'esordio dal primo minuto del croato Zgrabis per Varga al fianco di Cipolletta al centro di Malponi amato sulle corsie esterne a difendere la porta di Brandura. Nel 4-2-3-1 di Donati, Giulio Lenzoso di Mediana con Ferretti, di Domenico Antoni e Peroni a sostegno di Mendicino in avanti. Il Nereto è in panchina il neotecnico Leonardo Bitetto, con l'ex Davide Salvatori a dirigere le operazioni in difesa. Circa 700 gli spettatori presenti a Comune Labruzzese, ben 250 nel settore riservato ai supporters san benedettesi. Il primo squillo dell'incontro è della Samba al quinto minuto. Lulli raccoglie un fallo laterale in zona offensiva e mette in mezzo un pallone teso che Mendicino spizza di testa, ma la sfera termina sul fondo. La risposta del Nereto al dodicesimo, quando Cipriani prolunga centralmente per Faglie, sul quale esce coraggiosamente a Brandini. L'estremo difensore rossoblu resta a terra, colpito involontariamente al ginocchio dall'attaccante di casa ed è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto ecco il 2003 Bruno. La Samba prova a fare la partita, al 19esimo Mendicino a vedersi ribattuto una girata in penale di rigore, con i rossoblu che protestano per un intervento irregolare, ma non sembrano esserci gli estremi del calcio di rigore. Minuto 27 e il Nereto passa in vantaggio. Errore in disimpegno di Amato che di testa rimette il pallone al limite dell'area, dove Ristovskoj ruba palla a Lorenzoni e va alla conclusione scivolata. Ne esce fuori un rasoterra non troppo angolato che però supera Bruno. Per i rossoblu di Donati una mazzata e ne risentono anche sotto il profilo del gioco. La Samb, nonostante l'impegno, va sempre a cozzare contro l'attenta retroguardia abruzzese. Una squadra in difficoltà anche nella costruzione della manovra, complice un terreno di gioco che non consente chissà quali invenzioni. Al 37esimo il Nereto va vicino al raddoppio con Ciganda, che si invola ma è bravo Bruno a uscire e a sventare il pericolo. Il Nereto così chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa, al quarto, una posizione di Lulli sulla sinistra sibila sopra la traversa. Due minuti dopo, una spizzata aerea di Cipolletta da buona posizione non viene finalizzata da Peroni a porta vuota, con la palla che termina sul fondo. Al decimo è bravo Bruno ad anticipare con i piedi in uscita Siganda. Il Nereto agisce di rimessa, ma Faie non controlla bene il pallone davanti a Bruno, conquistando solo un calcio d'angolo. Ci prova anche Zabralis, ma De Luca fa su il pallone. Nonostante la grande pressione, la Samba non crea pericoli all'estremo difensore del Nereto. Donati cerca di dare nuovo smalto alla sua squadra, inserendo prima Travaglini per Peroni al 20esimo e poi tre minuti dopo Lisi per Lorenzoni e De Sena per Mendicino. Al 26esimo la formazione di Bitetto si fa rivedere con una punizione di De Falco, parata in due tempi da Bruno. Al 31esimo è bravissimo De Luca a farsi far pronto su una conclusione dal limite di Ferretti, deviando il pallone in calcio d'angolo. La Samp si getta in avanti alla ricerca del pari, ma con molta frenesia e senza la dovuta lucidità. Al 42esimo Cipolletta di testa su angolo di Ferretti a 2 metri dalla porta sfiora solo il pallone che termina sul fondo. E dal 90esimo ecco il pareggio rossoblu, magistrale punizione dal limite di De Sena che non dà scampo a De Luca. Un punto che non basta a Donati a salvare la panchina. Silenzio stampa del rossoblu con il DS Matteo Sabbadini, estremamente insoddisfatto della prestazione della squadra, che ha messo sulla graticola il tecnico friulano, con la società che si è presa 24 ore di tempo prima di prendere una decisione definitiva. Se riesci, io non riesco a trovare un aggettivo che va ancora più oltre il grande, anche perché il rammarico ci sta tutto, perché è stata una partita che avevamo gestito anche bene, tutto sommato. Siamo stati bravi e capaci a difendere, siamo stati bravi a non far ripartire loro, siamo stati bravi noi a ripartire. Il più delle volte con questo campo, queste sono le partite che si possono, con questa superficie purtroppo irregolare, queste sono le partite dove magari anche qualche gesto tecnico non te lo puoi permettere, perché poi magari, come è successo a Faie nel secondo tempo davanti alla porta, gli è rimbalzata
purtroppo malissimo la palla, perché sennò sarebbe stato il, così, una buona opportunità per il 2-0 e forse si sarebbe potuta chiudere la partita. Una partita che purtroppo non si è chiusa, perché alla fine c'è stata questa punizione che ha sconvolto tutto, purtroppo. Ma è sembrata forse un po' impaurita, ecco, perché comunque San Benedetto è una piazza che merita ben altro in classifica, solo che purtroppo sono partiti in ritardo, la squadra è in ritardo e lo si vede pure. Per il resto credo che siamo stati, ecco, oggi siamo stati bravi noi. Questo stampa è normale, è stato indetto dalla società, la partita di oggi non è piaciuta e quindi ci teniamo il punto, però prestazione non bella. Quindi gli alibi, come posso dire, sono finiti, ci prendiamo un giorno, domani, per riflettere un po' su tutto. Quindi anche sulla guida tecnica? Ma sì, di riflettere un po' su tutto, perché questa settimana abbiamo avuto una settimana completa di allenamento, quindi diciamo che ci aspettavamo di più, tutto qui. Ben venga il punto raggiunto al 90esimo, il secondo tempo almeno abbiamo messo più cattiveria, più rabbia, più voglia di raggiungere il risultato, però ci aspettavamo di più. No, non abbiamo sofferto, però non abbiamo neanche inciso, bravo, hai detto bene. Abbiamo andato un tiro loro, un paio di tiri noi, ma poco. E sta squadra qui deve fare molto, molto di più, ma molto, molto di più. Lo so, il problema adesso noi non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare noi. In settimana andremo a perfezionare un paio di giocatori, 2-3, un portiere, una punta e forse anche una seconda punta, però detto questo, anche all'organico ad oggi doveva far di più, questo sicuramente. Quindi, che sto dicendo è che anche col pubblico che abbiamo dietro, con i tifosi che ci sostengono, che ci vengono a vedere, dispiace anche soprattutto per loro. Poi che siamo partiti in ritardo, è inutile star lì sempre a dire che siamo partiti tardi, lo sanno tutti, un mese e mezzo. Oggi ci aspettavamo molto di più perché avevamo una settimana a disposizione, non c'è stata, ripeto, ci teniamo il punto, la reazione del secondo tempo, ma non basta.